Diamo il benvenuto a Pierluigi Ferrandini e a Gianluca Vicari, rispettivamente regista e protagonista del film Per Coco. Pierluigi, innanzitutto, raccontaci un po' come ti è venuta l'idea di raccontare questo mostro tutto barese. L'idea, diciamo, nasce dal lavoro del romanziere Marcello Introna, che qualche anno fa ha scovato questa vicenda che era stata posta nel dimenticatoio delle coscienze, direi, dell'Italia, ma anche della cittadinanza barese. E io poi, grazie all'intervento di Cesare Fragnelli, che è il produttore del film, sono stato investito da questa opportunità di trasferire sullo schermo questa vicenda, e mi ci sono tuffato perché è una vicenda che io trovo che sia molto moderna dal punto di vista psicologico, pur essendo accaduta diciamo, agli albori del boom economico nel 1956 a Bari. Gianluca, come hai costruito il tuo personaggio? Perché dal punto di vista psicologico il personaggio è molto impegnativo. Ti sei fatto consigliare da Pierluigi, ci avete lavorato insieme, hai fatto un percorso magari anche preparatorio. Beh, all'inizio del film, durante la preparazione, io e Pierluigi abbiamo scoperto praticamente la chiave di questo personaggio, che è una chiave fisica. Abbiamo capito che praticamente questo personaggio è molto contrastante con se stesso, è sempre in contrasto. Infatti nella locandina c'è mezza faccia in controluce e abbiamo capito che praticamente abbiamo plasmato, abbiamo modellato l'espressione di Franco in modo da renderlo. In modo da rendere la sua espressione sulla parte superiore della fronte una fissità incredibile, dunque nella parte inferiore da cui escono le menzogne che dice Franco è appunto la parte mobile della faccia. Senti Pierluigi, tu hai ricostruito le scenografie in una maniera impeccabile. Mi hai detto che sei andato a prendere anche tutte le informazioni del processo, tutte le ricerche che sono state fatte. E, mi racconti un po' come, anche perché volevo un po' sapere come hai ricostruito la Bari degli anni 50, giusto? Sì. 1956. E, accedendo agli atti del processo, ho verificato che c'era tutta la parte della scientifica, dove la scientifica è entrata nell'appartamento, proprio nel momento in cui sono stati scoperti i cadaveri, e ha eseguito le classiche foto, che in realtà coincidono con le foto di location che uno scenografo fa abitualmente nei sopralluoghi, cinematografici. A questo punto, con questo materiale in mano, di nuovo il Fragnelli, il produttore, ha avuto il coraggio di intraprendere una strada precisa, quella di voler ricostruire da zero, in uno studio di posa, la casa di Percoco, esattamente rispettando gli ambienti, le suppellettili, della casa che noi abbiamo visto dal vero. Questa è un'operazione che a mio avviso aumenta di molto il valore anche di ricerca che c'è stato da parte di tutti i reparti, perché abbiamo riprodotto non solo le cubature, ma abbiamo riprodotto i pavimenti, le pareti, il tessuto alle pareti e anche la disposizione dei mobili, la forma dei mobili.
ci ha dato l'impressione di riportarci in maniera realistica, concreta, in quegli anni e nella vicenda di Percoco, perché chi avrà la possibilità di vedere questo film noterà che, ad esempio, la stanza dei genitori, il salotto, quello che poi mette nella stanza dei genitori, ha oggettivamente qualcosa di mortifero, diciamo di tardo ottocentesco, di pesante, di greve, che contribuisce tanto all'atmosfera di quei momenti.